Flavia Capone, il libro di Candida Morvillo, e poi Lino Patruno, e poi Valentina Berengo. Flavia. Io tendo ad essere naturalmente diffidente su tutto ciò che è simil manualistica o ti aiuto a, ti consiglio di. Però leggendo questo libro mi sono resa conto che in questo caso si tratta anche di una grande riflessione sull'amore, su come l'amore è cambiato rispetto ai tempi e su quali sono le cose che rovinano anche un po' l'agire con amore e per amore, per esempio il pregiudizio, per esempio l'idea performativa dell'amore, dobbiamo essere così oppure la persona che cerco deve essere così. Ecco, queste sono tutte cose che montate da Candida Morvillo anche con appunto questo modo non da manuale ma da riflessione, che non so se è una tecnica per appunto far passare magari meglio i concetti e renderli più pratici, però fatto sta che anche a chi è come me è un po' diffidente, questo approccio funziona. Domanda di Flavia Capone, la domanda a Candida. Flavia, come si fa a condurre un'intervista che ha come argomento principale l'amore ed essere efficaci ma rispettosi? Risposta breve. Bisogna provare a entrare in empatia con le persone e sospendere totalmente il qualunque senso di giudizio, quindi essere accoglienti e ascoltare per capire. Domanda di...